Allora, io vengo da Torino e ho la stessa vostra sfortuna, vivere in un posto che da 50 anni è infestato da quella che loro chiamano sinistra. E che cosa significa? Quando tu vivi in un posto infestato dalla sinistra, tutti ti dicono che questi sono dei santi, sono meglio della destra, non rubano, pensano ai cittadini e ci tengono alla cosa pubblica. Allora, noi siamo da un anno, ormai abbiamo compiuto da qualche giorno un anno di Parlamento e devo dire che sta sinistra non l'abbiamo mai vista. Un giorno siamo additati di essere noi di sinistra, comunisti mangiabambini, un altro giorno invece siamo dei fascisti. Però questo ormai è per loro un'abitudine, noi ci siamo abituati, devo dire. Ma ieri è successa una cosa gravissima in Parlamento. Noi non c'eravamo, ma con i nostri colleghi ci sentiamo in continuazione, quindi possiamo aggiornarvi direttamente su quello che accade. Ieri c'era in aula la discussione per gli aiuti agli alluvionati della Sardegna. Perché vi racconto questa cosa? Perché così non pensate che questi governi, i governi del PD, odiano solo voi, cioè che solo a voi Emiliani non vi danno i soldi per le alluvioni e per i terremoti. Sono riusciti, il governo è riuscito a dare parere contrario a un emendamento che chiedeva più soldi agli alluvionati della Sardegna. Che è successo? Ha dato parere contrario e il PD si è spaccato. Si è spaccato in due. Il governo dà parere contrario perché dice di non trovare i soldi. Questi soldi non ci sono. Ok? Il PD si spacca e per 20 voti l'emendamento non passa. Ora, cosa penso? Subito due cose. La prima, che se c'eravamo noi e che se quella megera di Laura Boldrini non ci avesse sbattuto fuori. Se non ci avesse sbattuto fuori, magari 20 voti. È perché io la posso insultare perché sono donna, allora lo faccio. Ragazzi, questa è l'ipocrisia del mondo che viviamo. Io non posso, cioè, posso insultare una donna e non rischiare di essere malmenata, come succede. Quindi la cosa che mi viene in mente è che, appunto, se ci fossimo stati noi, magari quei 20 voti ci sarebbero stati e oggi la Sardegna potrebbe avere quei soldi. La seconda cosa che mi viene in mente è che questi soldi sono diventati la barzelletta. Perché sono giorni che il signor Cottarelli, quello che noi paghiamo 1 milione di euro per 3 anni, va in giro dicendo: "Oh, ho trovato, troverò 15 miliardi, ne troverò altri 10, ora dice 83". Ecco, allora forse è bene fare chiarezza, perché noi il signor Cottarelli abbiamo avuto la sfortuna di vederlo in bilancio io e Giorgio Sorial. E non vi posso raccontare che cosa fa effettivamente Cottarelli. Cottarelli è messo lì per fare degli studi. Cioè, lui deve studiare dove si vanno a prendere i soldi. Dopodiché, non è che fa immediatamente le cose che verifica che porteranno del denaro. No, farà delle proposte al governo. Per cui, un'altra volta, il governo dovrà decidere se fare o no quelle cose che Cottarelli gli proporrà. Ma secondo voi, se Cottarelli proponesse il rapporto 1 a 13 dei dirigenti nella pubblica amministrazione, il governo che farebbe? Lo proporrebbe? No. Ma se Cottarelli dicesse: "Guarda, se F-35 in effetti non vanno costruiti, un sacco di soldi, il TAV non si deve fare, non bisogna fare le grandi opere, le piccole opere, bisogna guardare al trasporto pubblico locale invece che ai supertreni". Questo governo lo farebbe? No. E allora stiamo perdendo 1 milione di euro. Magari con quel 1 milione di euro ci posso fare qualcosa. Mandiamo a casa il signor Cottarelli, che devo dire abbiamo incontrato con la mia collega del Senato della Commissione Bilancio. Ed è un po' sconvolto, ma perché semplicemente nessuno se lo fila, non se lo fila nessuno. Cioè, tutti lo usano come scudo, perché no, ma tanto adesso lui mi darà i soldi. Peccato che poi questi soldi non arrivano mai. E quindi, perché noi ci arrabbiamo tanto e ci vedete a me, Sorial, che facciamo interventi con le vene alle tempie? Abbiamo la vena alle tempie? Ce l'abbiamo alle tempie perché non è possibile, cioè dobbiamo arrivare noi, 26, 27 anni e 30 anni, a dirgli: "Guarda che quei soldi non ci sono, quella copertura non la puoi usare. Sulla legge di stabilità non puoi fare interventi localistici, lo dice una legge, che è la legge di contabilità". E allora noi anche lì ci siamo, come dire, Grazie.
Sì, credo che la parola giusta sia incazzati. Soprattutto perché il salottino di fianco alla commissione bilancio, quella su cui mangiavamo lo snack alle 3 di notte e tentavamo di rimanere svegli con questi cani che non riuscivano neanche a capire gli emendamenti che leggevano, la stanza a fianco era piena di lobbisti. Ora dico, non solo il danno di fare un lavoro che non è a favore dei cittadini e lo fai in questa maniera, in maniera veloce, discutendo emendamenti uno al secondo, ma lo fai anche con i lobbisti di fianco, con la lobbista di Sorgenia che per 3 ore ti blocca la commissione bilancio perché l'emendamento che riguarda Sorgenia non gli piace. E questa gente è gente del PD, non è del PDL. E questa gente ha il simbolo del PD sulla fronte. E allora quando noi vediamo il vecchietto, il signore di 60 anni, 70 anni, che ha sempre votato sinistra, glielo dobbiamo spiegare che questa sinistra non esiste e che il PD non è la sinistra. Ma glielo dobbiamo dire per fargli fare proprio l'ultima cosa dignitosa prima di lasciare questa terra, che perché sennò se ne vanno con l'idea che ancora la sinistra esiste, solo per questo. E ve lo dico io che ho un nonno di 90 anni che ha fatto la seconda guerra mondiale e lui sa cos'è la sinistra, che piangendo mi dice: io ti voto perché sei candidata, però ma no, non mi devi votare perché sei candidata, ma perché i tuoi amici continuano a chiudere ospedali. In Piemonte abbiamo tagliato 1600 posti letto, 1600 posti letto, la gente non ce la fa più. E quando tu gli dici cose di sinistra, tipo reddito di cittadinanza, questi rimangono sconvolti. Dici: no, ma che cos'è sto reddito di cittadinanza? Ma perché dobbiamo farlo? Ma poi con quale soldi? Fassina che dice: no, ma i soldi non ci sono, voi fate leggi senza copertura. Signori, noi siamo gli unici che fanno emendamenti e leggi con le coperture. Questo cosa significa? Che noi, piuttosto di fare una roba non chiara, non pulita, non la facciamo. La facciamo solo se siamo in grado di poter essere fieri di averla presentata. Ma questo solo per una ragione, perché se noi facessimo emendamenti senza copertura e leggi senza neanche un centesimo, vi prenderemmo per il culo. E questa cosa non è possibile, perché quando... uso un linguaggio cosa. Vabbè, ma ormai il culo l'abbiamo detto anche in aula, posso dirlo anche qua. Va bene, basta parolacce. No, però, vedi, ora non mi ricordo più che stavo dicendo. Comunque, noi tutti i giorni viviamo questo sistema e finalmente siamo riusciti a vedere ieri, ragazzi, io sono rimasta sconvolta, Canale 5 ha mandato in onda il nostro servizio della nostra serata. E io mi sono chiesta: ma com'è possibile? Cioè, se è addirittura Canale 5 obbligata a dire che 12 scalzacani sono in giro a piede libero per l'Italia con 2 camper a spiegarvi cosa succede in questo paese, vuol dire che vinciamo noi, vuol dire che vinciamo noi. Infatti, ma e allora anche i giornali che adesso, soprattutto quelli locali, ricordano che cosa stiamo facendo, sono rimasti sconvolti perché: ma le piazze sono piene e Beppe Grillo non c'è. E ho capito, ma si vede che alla gente basta sapere la verità, che glielo dica Beppe Grillo, glielo dica Laura Castelli, gli basta sapere la verità. Il Movimento 5 Stelle. Allora qua si arriva al dunque. La vera rivoluzione qual è? La vera rivoluzione è questa bandiera e questo simbolo che unisce persone civili, oneste, coerenti, che vogliono cambiare questo paese, che non si rassegnano. Io ho 27 anni, questo paese o lo cambio o lo lascio. Non posso fare altro. E siccome noi abbiamo deciso di cambiarlo, noi tutti, perché noi tutti qua abbiamo deciso di cambiarlo, ci prendiamo anche la pesantezza di passare la domenica di Pasqua o la vigilia di Natale a litigare coi parenti, perché ormai le nostre vite sono finite. Ogni giorno tutti noi litighiamo con i nostri parenti, convinti che la destra e la sinistra ancora esistano e che il PD, il re delle cooperative rosse, di cui voi bene conoscete la potenza, sia invece la panacea di tutti i mali.
Io la smetto, voglio solo dirvi che la potenza di queste maledette cooperative sta rovinando e ha rovinato l'Italia, e ce lo dimostra il fatto che hanno messo come ministro il presidente della Lega Coop. Basta dire questo. È una vergogna vera, è una vergogna che ammazza il lavoro da una parte e continua a prendere appalti con i soliti metodi. E guardate che quella gente che quegli appalti gliel'ha dati, poi ogni tanto è anche indagata, come è successo a Chiamparino, quel povero uomo che ora ha pensato bene di candidarsi come presidente in Regione Piemonte. E lui è stato indagato per gli appalti che ha fatto per la metropolitana di Torino. Una settimana dopo che Cota è finalmente decaduto e lui ha dichiarato la sua elezione, è stata archiviata l'indagine. È stata archiviata. E come lui, uomini del PD, ce ne sono altri. Oggi abbiamo avuto la fortuna in commissione bilancio di perderne un altro del PD. Un altro signore che arriva da Genova, che ha le aziende che lavorano per lo stretto di Messina, e che finalmente qualcuno gli ha detto: guarda che la devi smettere, il tuo conflitto di interessi è più grosso di questo paese. Il tuo conflitto di interessi. E quando noi facciamo la legge elettorale ci accorgiamo che loro non lo sanno, non lo vedono che cos'è il conflitto di interessi, e allora lì non ce la facciamo più. Tu non puoi essere un uomo del PD e cantartela e suonartela perché come te non c'è nessuno, e poi essere in pieno conflitto di interessi, avere delle aziende che prendono appalti, fare il signor Colaninno che mangia dai soldi della difesa. Non è più possibile. Però per fortuna ci siete voi, ci siamo noi, riempiamo le piazze e vinciamo queste elezioni europee.